curiosissima. Oh! Ma cos'è? Svegliala che ci piace il pacco di Shane! Non avrai nessun pacco. Come non avrò nessun pacco? Perché? Sì, lo avrò! No! Sì! 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 Oddio! 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 Basta con questi incubi! Mi stanno incubizzando troppo! Io non posso vivere così! Mi faranno impazzire questi incubacci! Ciao a tutti, sono Lilli Meraviglia! Oggi, secondo episodio della trilogia Shane! Perché mi è arrivato questo pacco enorme! Cioè, in realtà mi sono arrivati tutti insieme! Quindi adesso andiamo a fare l'unboxing di questo ragazzo! Questa è Shane, la parte 2. Parte di 2 su 3, come la possiamo chiamare? Shane in the middle. Nuovo episodio. Facciamo anche qui la cascata di cose. Vabbè, sì. It's raining man. Yeah. It's raining man. L'ho detta bene? Oh, chi c'è qui? Esca per favore. Io sto cercando di lavorare qui. Work, work. You work in the, you make me sun. The sun is shining. If you work, work. Vabbè, basta. Abbiamo capito che posso fare questo, guardate. Ovviamente vi lascerò tutti i link delle cose che andremo ad aprire giù nell'info box. E con questo codice sconto potete avere un bellissimo sconto. Perché tra l'altro oggi, che è lunedì, c'è il Cyber Monday e ci sono altri sconti scontissimi. Quindi andate sul sito Shane a usufruire dei vostri sconti, ok? Non so proprio da dove incominciare. Che cos'è? Oh, wow, raga, una gonna. Qual è il verso? Il verso della gonna è... è mu, è... Che verso fa la gonna? No, quella è la gomma. È una gonna tartan viola, guardate che carina. Oh, scusate, sì, le mie unghie si stanno dimezzando sempre di più. Se nell'altro video me ne mancava una, in questo me ne mancano tre. Vedremo nel prossimo quante me ne mancheranno. Ed è figa perché non so se si riesce a percepire, ma è tipo copertina, tipo di pile, non lo so. Queste cinghie non sono proprio messe, cioè non dico messe bene, però potevano fare un po' di meglio, non sono proprio il top. Però mi sembra proprio carina, raga, perché queste qua le avevo sempre viste, vabbè, rosse classiche, grigie, ma viola molto figa. Andiamola a provare, raga. Vado a provarla. Ci provo con lei. Ehi, Tess, quanto sei buona stasera. Che fai più tardi? Vieni da me per un drink? Eh? Sali da me? Ci vieni? Cosa è zona rossa? Wow, che carina questa skirt, raga. La lunghezza è tipo 2 cm più lunga del dovuto. Così sarebbe stata perfect, però. Molto carina, mi piace un sacco. Ci sta un botto. Top, yes. Oh, no, raga, stavo per cantare la mia song di Natale. Voi non sapete, ma ho registrato la song di Natale. Quindi presto uscirà la mia song di Natale. Ho detto song di Natale. Raga, io non vedo l'ora, non vedo l'ora che voi la possiate sentire. Allora, vi do 2 indizi. Uno sarà un featuring, indovinate con chi. E 2, è pazzesca. Cioè, nel senso, è favolosa. Ma lo so che lo dico ogni anno, però fidatevi di Lilli Mara. Fidatevi di Lilli Mara, spaccherà. Spaccherà. Andiamo avanti. Questo cos'è? Dimmi cos'è. Oh wow, una magliettina con scritto dei codici, dei terminali, si chiamano così, non lo so, vabbè, quelle cose da hacker, cioè nei film quando tipo sì, ci sistemo io questa cosa al computer, appaiono tutte quelle cose verdi lì e dico ma così fu il computer dentro nel core, non lo so, però vabbè, forse è il core del computer. C'è una magliettina, mi sa normale, non è croppata, forse è leggermente croppata, molto carina, nera con queste scritte verdi. Spacca Air Poppy sta t-shirt, non letteralmente, cioè sempre a fa queste battutacce, cioè chi ve le ha insegnate? Questo è il toppettino, ho messo dentro la gonna per fare un po' l'outfit completo, carino, sì. Di solito però io non porto magliette troppo attillate, però secondo me ci sta, non penso sia l'abbinamento più carino, però fa niente, me gusta. Cos'è questo Shane? Cos'è? C'è dei Shane intorno a me? Cos'è? Io non l'ho visto mai. Questo Shane, che cos'è? Cos'è? Wow, un dressino, raghi. Un mini dress con i dragons. Molto orientale. A me sembra un po' un fazzoletto, cioè nel senso, guardate come... Cioè, guardate, riesco a prenderlo quasi tutto in una mano. Cioè, questo è il vestito, capito? E poi...
Sicuramente è estivo, perché se vai in giro così adesso a Milano te si aggela tutto, anche là si può mettere tipo con sotto una magliettina velata, si può abbinare in vari modi. Abbastanza sempliciotto, però carinino. Molto carino questo vestitino. Non capisco però qua che succede. Guardate, cos'è sto muscetto? I don't know, però molto carino, estivo sicuramente. Pure qui è un po' floscio, non capisco proprio il... Vedete? Cioè non capisco se mi va a largo, non lo so, però di qua mi va bene. La lunghezza è perfetta, lo metterò mai? Non so. Non mi piacciono questi vestiti un po' troppo aderenti. Sì, però non capisco questo moschetto qua. Però è molto molto carino. E questo che cos'è? Un sacchettino mi sembra a me. Ma dentro c'è del pelo. Oddio, che bello! Wow, è tipo un top di vellutino ma peloso. E dietro c'è la zip. Che bello, guardate. Wow. C'è anche la gonna. È un set composto da gonna e top. La gonna mi sembra gigante sinceramente per me. Sperano anche non il top. Cioè vorrei fosse il top, però non sempre i top sono il top. Alaska, che stai facendo? È molto carino con questo pelosetto sulle maniche. Un po' da ragazza sì intraprendente, ma comunque bici. Raga, sono stata infortunata. Guardate che mi ha fatto Alaska prima. Guardate, mi sono infortunata in video. Tutto sangue puro. Comunque, cioè, non vi dico. Vabbè, comunque, cosa stavo dicendo? Questo set molto carino, vellutino, da ragazza educata e elegante. Quello che sono io, ao! Questa roba è bellissima, però ci nuoto dentro, cioè, veramente, raga. Cioè, guardate, cioè... La gonna, vabbè, lasciamo perdere, è proprio... Pure il sopra, però, mi cala, cioè, gigante, mi va proprio enorme sta roba. Peccato perché era fighissima. Cioè, secondo me mi stavo pure bene se fossi stato della mia taglia, ma così non posso andare in giro che mi deludo. Non posso. Cioè, potrei, ma non voglio. Peccato, raga, perché, cioè, non posso mostrarvelo bene perché, cioè, guardate, mi cade. Cioè, io ho preso la S, raga, cioè, ma non è giusto. Cosa devo fare? Mi devo denudare, cioè, siete dei porci, l'ho detto. Queste che sono, è una confezione di Beauty Blender. Come vedete ci sono di varie dimensioni, piccole, grosse, medie, tagliate, con forme strane. Queste qua io mi ci metto il correttore. Le trovo molto comode per sfumare, queste qua fatte così a spugnetta. Ho visto che ce l'avevano, mi sembravano carine e infatti le ho prese, sono molto carine. Proviamo a testarne una. Oh, guardate questa com'è. Tipo a punta di evidenziatore. Che cos'è? Mi viene voglia di mangiarla. Oh no, non la mangio. Un top. È un top. Che davanti c'è sto fazzoletto così. Di lato si infila così e bisogna intrecciare tutti questi intrecci lunghissimi. Penso che lo puoi fare come ti pare. Tipo lo puoi incrociare così e poi metterlo dietro. Insomma, questo ve lo devo far vedere indossato, perché sennò non so proprio come spiegarvelo. Guardate, potrebbe essere un grembiulino, un bavaglino. Questo è il bavaglino per mio figlio. Questo è per le madri. Praticamente voi ve lo mettete se siete madri. Poi arriva il vostro bambino. Però non avete il bavaglino, quindi fate: tesoro, non ti preoccupare, ci penso io. Vi denudate e glielo date al bambino. Tieni, tesoro, mangia. Grazie, mamma, quando mangio. Bene, avete capito? Sì. Andiamo a provare sto fazzolettino, per favore, c'è. Ancora, via! Ho messo mezz'ora a intrecciarlo. Alla fine l'ho intrecciato così. Viaggia. È figo, carino. Sto fazzolettino bavaglino mi sembra carino. Raga, guardate che carino questo. È un maglioncino croppato. È un maglioncino croppato color grigetto, super morbidino, tutto così un po' fuzzy. Ok, io questo qua lo chiamo fuzzy, però come si chiama realmente? Secondo me è fuzzy comunque, dai. Ha questo maglioncino croppato, così avete le braccia, le spalle e mezzo busto molto caldi, e il resto tutti freddi. Che freddo, viene la congestione e vi viene mal di pancia. Ma spero di no, ragazzi. Mettetevi una cosa coperta, per favore. Color tipo grigettino topo, molto cute, per fare un po' il cosplay di Ratatouille, ok? Wow, wow, wow! Che carinino, guardate! Super morbido, super cute, così grigiettino, proprio invernale, ho voglia di una cioccolata calda. Non è vero, mi fa schifo il cioccolato, però molto carino, molto carino, molto molto carino. Le scuole del plotto, le vidocette, ma che ne sa. Non possiamo farci mancare le ciglia finte. Questo tipo qua, molto fighe, raga. Forse un po' naturali, però vedremo. Dietro c'è scritto pure come applicarle. Sì, grazie, certo, sì, grazie. Ho preso queste qua in una bustina
bustina, non lo so che cos'è. Sono fatte così, molto carine, vanno provate sicuramente, però apprezzate, ecco. Io avevo carenza di ciglia finte, non so se avevo detto ultimamente, avevo proprio carenza di ciglia finte, andava sicuramente risolta questa situazione, perché non posso avere carenza di ciglia finte, ok raga? Ok. Questa è tipo una cintura corsetto. Ho detto oddio che carina, l'ho sempre desiderato un corsettino, oddio che bello, oddio che bello. E alla fine l'ho presa, però in realtà non mi sembra, cioè nel senso, mi sembrava più carina dal sito. Ma chi sono? Chi sono? Una gothic lolita. Beh raga, vi dirò, così mi piace molto. Devi provare a indossare i corpetti un po'. È un po' largo, cioè io l'avrei stretto ancora, però è tipo il ma, cioè non si può regolare. Cioè io l'avrei stretto tipo tantissimo così per fare proprio, cioè sono Violet Chachki. Di più. Oddio, guardate quanto mi si stringe. Così non è male, no? Velatino, vedo perché. Beh, che cos'è? Ah, una magliettina velatina. Semplicissima, raga. Io queste le uso un botto. Ogni volta che le indosso mi chiede dove le hai prese, dove le hai prese, dove le hai prese. Sicuramente l'avrò presa da Shane. Carina, diciamo, la potete mettere o sotto una maglietta o sopra magari una fascia, un top. Insomma, potete fare come cazzo vi pare. Potete metterla sopra, sotto, ovunque, ovunque. Carinina, velatina, così. Sono la vedova nera di Shine. Carina, però secondo me va un po' larga. Cioè, non mi piace tanto l'effetto delle maniche, perché guardate quanto sono larghe. Cioè, io lo vorrei un po' più attillato, capito? Pure qua tutto un po' largo, quindi I don't know. Il concept mi piace molto, solo che è proprio largo per me. Vedete qua, mi fa tutto difetto, tutto arricciato. Io lo voglio liscio, lo voglio liscio. Questo, raga, guardate che carino. Appena l'ho visto sul sito ho detto no, vabbè, è troppo cute, raga. Cappello da pescatore rosa muccato, peloso. Cos'altro posso aggiungere per descriverlo bene? Non lo so, però raga, vi dirò, mi va un po' largo, guardate. Cioè, mi va largo. Chi ha una testa così grande? Forse tutti tranne me. Guardate che carino, è tutto pelosetto muccato rosa. Lo adoro. Cos'è questo? Tipo la bajur che devi... Non si accende la luce, so io la luce. Oh, oh. Queste sono delle lenzuola, hanno questo effetto un po' tipo marmo. Così sono, vedete? Wow, che belle. Per fortuna non sono dure come il marmo. Allora, mi ha graffiato il naso. Stavo a dire, per fortuna non è duro come il marmo, perché a nessuno piace dormire sul granito. Sembrano molto carine, non vedo l'ora di provarle. Guardate qua. Cos'è questo pigeon? Tipo un botto di elastici per capelli, ma tipo super sottili. So, questi mi sanno proprio che mi si spezzano nel giro di un'applicazione. Ah no, dai, sembrano resistenti, dai, ci sta. Ovviamente me li perderò tutti nel giro di 2 settimane, però gli elastici fanno sempre comodi. Guardate, queste sono mutande. I porci e i maniaci che si guardano i miei video saranno felici. Non guardate questo video, porci, porci. Ve le faccio vedere tutte, ma non tutte mi piacciono. C'era questo set di mutande leopardate. Queste qui, queste qui, queste qui, queste qui. Queste qui, queste qui e queste qui sono le mutande leopardate che ho preso. Avete finito? Porci, porci. Cos'ha? Sono dei glitterini. Guardate, wow. Ci sono di vari colori. Raga, guardate che bello. Li richiudo perché ho paura che tipo cadano ovunque. Però guardate questo, che bello. Penso siano in realtà tipo per le unghie, però non me ne frega qualcosa. Assolutamente no. A proposito di glitter, anche questi due. Sono due pacchi di glitter. Uno è con tutte le stelline, guardate che fighe. Cioè, wow, raga, guardate che belle le stelline, fichissime. Questi invece sono solo glitterozzi sgravatini, grossi, colorati. Ci stanno un botto, sono pazzeschi. Ovviamente li userò ovunque. Poi basta, non se ne può più. Questa è una mascherina, non per la faccia. Cioè, sì, per la faccia, ma per gli occhi. In casa mia entra molta luce. In realtà adesso mi sono abituata. Però comunque entra un botto di luce, quindi magari se tipo un giorno voglio fare un pisolino pomeridiano, la volevo avere una mascherina che non fosse così, ma così. È semplice, nera, un po' così, wow. Sono delle bellissime calze a righe, super demo, super da Alice in Wonderland. Se volete essere un emo in Wonderland, prendete queste calze. In realtà sono molto leggere, cioè non sono tipo parigine grosse, belle, strong, oddio che mi riparano dal freddo. Sono un po' così, dei fazzolettini allungati, però sono molto carine. Poi raga, bei calzini.
calzini sempre comodi, calzini neri normalissimi. Mi servivano, ho colto l'occasione, ho preso questi calzini neri tranquillissimi, sempre comodi. Invece questi, guardate, ovviamente questi bianchi, ho preso solo per questi, sono neri con questi fulmini, raga, secondo me sono fighissimi. Ovviamente sono due perché abbiamo due piedi, cioè voi avete due piedi, io ne ho zero, però per le mie protesi vanno benissimo. E vabbè, questi bianchi mi fa schifo pure toccarli, però li vendevano insieme, non potevo prendere solo quelli neri, quindi beh, li regalerò a qualcuno con del pessimo gusto sicuramente. Poi ho preso questo portachiavi a forma di alieno, super carino raga, troppo carino, lo attacco subito alle chiavi di casa. Questi orecchini pazzeschi raga, guardate che fighi, quanto brillano, un po' tribali, mi piacciono troppo. Hanno l'aggancio così, quindi non me li perdo col dilatatore. Come ci sto bene? Sono fashion, ovvio. Tutte mollettine colorate per i miei chiave, perché sono super carine, mi servivano, le volevo, sono sempre utili. E guardate quanto sono carine tutte colorate, che le ho prese anche nere, un sacchettino di cose nere, mi hanno dato in omaggio queste forcine. Vabbè, queste sono dell'extension viola, per farmi una ciocca viola, non lo so. Queste ragazzi, sapete cos'è? Sapete cosa sono questi? Sono dei copricapezzoli pelosi, adesso sembra che c'è anche questi qua, hanno un cappellino. Mi serviranno un giorno, ne sono sicura ragazzi. Un giorno li proverò e vedrete la foto sul mio OnlyFans. Ok, va bene, è una promessa. Sì, lo faccio, sì. Nella foto pensavo fosse gigante sta cosa, invece è minuscolo, è un orecchino con una lametta. Però, cioè, mi serve la lente d'ingrandimento. Un fagiolino, una formica, piccolissimo, però è carino. L'ultima cosa è questo, che è tipo una ring light da tavolo. Vedete, c'è tutto il set, wow. Serve per fare questa cosa qui. Così ci mettete il telefono qua e potete fare i video con quello che state facendo sul tavolo. Secondo me è molto interessante, tipo per fare i TikTok. Boh, non lo so, per far vedere quello che faccio sul telefono, magari per fare l'unboxing delle storie. Lo proverò e vi farò sapere. E quindi niente, questo era tutto, io sono esausta, questi video mi stanno... No, non è vero, sono felicissima. Ringrazio ancora una volta il sito Shein per avermi inviato tutte queste cose fighissime. Vi ricordo di andare sul loro sito, che oggi c'è il Cyber Monday, ci sono gli sconti, raga, correte perché poi non piangete, non piangete. Vi lascio tutti i link a queste favolose cose giù nell'info box. Vi ricordo che presto uscirà il terzo video di questa trilogia incredibile, perché sì, non abbiamo ancora finito. Questo video è stato veramente faticoso, però mi sono anche infortunata, come vedete. Però ce l'ho fatta, sono felice di aver fatto questa scenata. Fatemi sapere voi qual è il vostro capo prefer. E quindi niente, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao! State tuned per la song di Natale, raga, non ci avete idea, ma scoprirete tutto.